Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Continuando sempre con questa prima parte degli esercizi spirituali, dove Sant'Ignazio fa un lavoro propriamente in profondità per purificare l'anima di qualunque tipo di disordine, e dove lui ci vuol far vedere l'importanza del principio fondamento, già sia in se stesso, già sia vedendo il suo contrario, vedendo gli effetti di non mettere in compimento il principio fondamento, e che noi abbiamo chiamato meditazione dell'antiprincipio fondamento: la meditazione dei tre peccati, la meditazione del nostro proprio peccato. E questo Sant'Ignazio anche lo fa per il fatto che lui ordina gli esercizi spirituali per quelli che possono alla confessione generale, perché con questa confessione generale uno è un modo anche di mettere a posto tutta la sua vita, di mettere un ordine generico. Adesso Sant'Ignazio ci presenta un'altra meditazione che forse con più chiarezza e più nettamente ci fa comprendere e ci fa vedere l'antiprincipio fondamento, che è la meditazione sull'inferno. E ripeto un'altra volta, sono meditazioni, come già abbiamo detto, di misericordia, perché alla fine di ogni meditazione lui vuole che l'esercitante faccia un dialogo con il Signore, un dialogo di misericordia, ringraziando che nonostante i nostri peccati, nonostante siano ancora molto più grandi di tante altre persone che per un solo peccato furono allontanate da Dio, lui ci continua a perdonare. In questa meditazione la preghiera preparatoria è sempre la stessa, cioè prima di cominciare a riflettere, a meditare, che è ricordare quello che io vi dico in queste meditazioni, applicare l'intelligenza, dice Sant'Ignazio, che vuol dire anche riflettere, questo come si può applicare nella mia vita, e applicare anche la volontà, che mi servirà per prendere le decisioni, che cosa devo cambiare, su che cosa devo lavorare o mettere ordine. La grazia che devo chiedere in questa meditazione, in particolare quello che ci chiede Sant'Ignazio, domandare quello che voglio, qui sarà chiedere sentimento interiore di pena che soffrono, della pena che soffrono i dannati, perché se per le mie colpe mi dimenticasse dell'amore del Signore Eterno, almeno il timore delle pene mi aiuti a non cadere in peccato. Cioè lui dice, cercare in questa meditazione di provare di sentire quello che sentono queste anime che vivranno eternamente allontanate dal Signore. Ripeto, non perché Sant'Ignazio cerchi il dolore in se stesso, la paura in se stessa. Qual è la finalità? Ce lo dice subito Sant'Ignazio. Perché se mi dimenticassi dell'amore del Signore, almeno il timore mi aiuti ad arrivare a Lui, che non è la cosa più perfetta, lo sappiamo che non è la cosa più perfetta, però dice la Scrittura che il timore del Signore è l'inizio della sapienza, della saggezza. Se non basta il mio amore verso il Signore, perché è poco, per non offenderlo, bene, almeno il timore del Signore mi aiuti a non offenderlo, che è meno imperfetto, però sempre se ordina
a un amore più perfetto. Dobbiamo iniziare sempre dalle cose più imperfette, le cose più perfette, non è niente di nuovo. E quindi questa è la grazia che io devo chiedere al Signore. Come dicevamo ieri, il Papa Francesco dice che tante volte ci serve qualcosa che ci svegli, qualche schiaffo che ci faccia svegli, che ci faccia svegliare, per ritornare un'altra volta sul cammino della conversione, sul cammino di Dio. Bene, queste sono cose che ci svegliano. Anche per, come introduzione, anche per capirci bene, e per capire anche il senso con il quale Sant'Ignazio propone questa meditazione, per capire lo spirito con il quale io devo fare questa meditazione, vi racconto un piccolo aneddoto che mi lascio segnato per sempre. Durante delle catechesi che facevamo ai fidanzati, stavamo parlando certa volta sui futuri genitori, di come si doveva educare i figli. E parlando di questa cosa, come si doveva educare i figli, è uscito sul tappeto il fatto che molti genitori preferiscono che i figli imparino le cose da sé. Cioè, io preferisco che il mio figlio faccia esperienza da solo. Io lo lascio libero, faccio che lui si confronti con il mondo, che lui abbia delle esperienze da solo, che lui faccia esperienza da solo. E molti di loro dicevano, no, questo è omicidiale, cioè non possiamo inviare i nostri figli senza prepararli, senza avvertirli cosa li aspetta. È un falso buonismo, diciamo. E quindi diciamo che è giusto, soprattutto io dicevo, è giusto per un padre e per una madre avvertire al figlio: attenzione che ti potrai trovare con questa difficoltà, attenzione che dovrai superare questo ostacolo. Così come diciamo, attenzione, non mettere i diti lì perché c'è corrente. E una ragazza che io conoscevo, così a bruciapelo, no? senza lasciarmi respirare, in un punto in bianco, mi dice: ma voi sacerdoti che siete padri, perché non avvertite mai sul pericolo dell'inferno? E io cercai in quel momento di rispondere, riuscì a risponderle, però sapevo che nel profondo era vero. E questa per una falsa dialettica tante volte, no? Noi pensiamo che inferno è opposto a misericordia tante volte, no? O diciamo no, non dobbiamo impaurire le persone. Ma questo, cioè, se uno non dovesse impaurire le persone, se uno ha questo concetto, dovrei strappare tante pagine della Sacra Scrittura dove Gesù parla palesemente sull'inferno e con parole durissime. Ma penso che uno non sarebbe padre e uno non sarebbe misericordioso se non parlasse, non avvertisse. Attenzione, certo che uno lo deve fare con i modi giusti ed è certo che uno non deve insistere permanentemente, ma su questo problema, noi sacerdoti non l'abbiamo, non è che noi insistiamo, anzi pecchiamo piuttosto che per eccesso, pecchiamo invece di peccare per eccesso, pecchiamo per difetto. Però non lo facciamo per impaurire, come se uno si arrabbiasse con un padre che avverte il figlio, attenzione che ti farai del male. No, stai impaurendo il tuo figlio. Sì, forse lo impaurisce se insistesse troppo su questa cosa, però penso che noi non insistiamo troppo. Anzi, il Papa Giovanni Paolo II si lamentava per questo. Non usiamo, come si usava un tempo, l'idea dei novissimi. Le ultime realtà, la morte, il giudizio, il cielo e l'inferno. Ripeto, non per impaurire, ma per prendere coscienza. E questo è un atto di misericordia. Dopo vedremo più avanti, però, come mai nel diario di Suor Faustina della Divina Misericordia lei parla dell'inferno, anzi parla che Dio la portò a vedere che cosa era l'inferno.
Non è contraddittorio? No, anzi, è un atto di misericordia. Come diceva San Bernardo, è meglio scendere in vita con la nostra mente e meditare su questa realtà che scendere dopo la morte con mente e corpo. E quindi nettamente una meditazione di misericordia, nettamente una meditazione di misericordia. E il primo punto, dice Sant'Ignazio, sul quale noi dobbiamo riflettere, e dice: vedere con la vista dell'immaginazione le grandi fiamme e le anime come i corpi di fuoco. Il secondo, udire con le orecchie pianti, urla, grida, bestemmie contro Cristo nostro Signore e contro tutti i suoi santi. Il terzo, odorare con l'olfatto fumo, solfo, fetore e cose putride. Il quarto, dice lui, assaporare con il gusto cose amare come lacrime, tristezza e il verme della coscienza. Il quinto, toccare con il tatto, come cioè le fiamme avvolgono e bruciano le anime. Cioè, vuole che uno realmente, come ci ha fatto chiedere nella preghiera di introduzione, devo sentire internamente quello che sentono loro. È come che mi devo mettere nei suoi panni e sentire come sentono loro. Quindi cercare di entrare e essere lì presente, per capire di che cosa Dio mi ha liberato e mi continua a liberare fino ad oggi. E questa è realmente un'esperienza di misericordia, reale, non virtuale, né immaginaria. E finire, come ci dice sempre Sant'Ignazio, con un dialogo di amicizia con il Signore. Lui dice: facendo un colloquio con Cristo nostro Signore e richiamare alla memoria le anime che stanno all'inferno, alcune perché non credettero nella sua venuta, altre perché pur credendoci non operarono secondo i suoi comandamenti, dividendole in tre gruppi, il primo prima della venuta di Cristo, il secondo durante la sua vita e il terzo dopo la sua vita in questo mondo. E con questo ringraziarlo perché non mi ha lasciato cadere in nessuno di essi mettendo fine alla mia vita, parimente come finora ha sempre avuto di me tanta pietà e misericordia. E concludere con un Pater Nostro. Quindi, se non capisco lo spirito con il quale devo fare questa meditazione, allora non riuscirà bene. E lo spirito, già ve l'ho detto, no? Sono meditazioni di misericordia per farmi capire qual è l'effetto che si produce in noi, e questo forse è l'effetto più tragico, di non mettere a Dio al primo posto. Gli angeli hanno creato loro per sé questo posto, perché non vollero mettere al Signore al primo posto e non hanno voluto obbedirlo. E si sono mandati da soli all'inferno, come capita all'uomo di oggi, no? Non è Dio, non serve a Dio inviare a nessuno all'inferno, no? Andiamo da soli. Anzi, tante volte il nostro inferno comincia già qui in questa terra, per non rispettare quell'ordine, che non è altro che l'ordine dei comandamenti: amare a Dio sopra ogni cosa, il primo comandamento. Quindi Sant'Ignazio ci fa entrare nella realtà dell'inferno. E come vi dicevo, non è soltanto Sant'Ignazio. Suor Faustina Kowalska, la santa della coroncina della Divina Misericordia, no? Stiamo parlando della santa della misericordia. Nel diario della Divina Misericordia lui parla che il Signore la portò a guardare questa realtà. E ci può aiutare anche ad entrare in questa realtà, come ce lo chiede Sant'Ignazio, no? Sentire quello che sentono loro, ascoltare quello che sentono loro, toccare quello che toccano loro. Dice la santa: oggi sotto la guida di un angelo sono stata negli abissi dell'inferno. È un luogo di grandi tormenti per tutta la sua estensione, spaventosamente grande.
queste le varie pene che ho visto. E comincia a enumerare le pene. La prima pena è quella che costituisce l'inferno, è la perdita di Dio. Voi pensate, uno naturalmente penserebbe una pena, la prima pena è quella delle sofferenze fisiche. No, assolutamente no. La pena più grande è la perdita di Dio. Perché Dio è il dono più grande. Dio è la causa della mia felicità eterna. E perdere la felicità eterna significa acquisire l'eterna disperazione. Perdere la consolazione eterna significa acquisire la sofferenza eterna. E questa è la perdita più grande dell'inferno. E che noi tante volte non ci rendiamo conto. Già questo è l'inferno. Facciamo caso che l'inferno fosse soltanto il non vedere Dio. Questa è la pena più grande dell'inferno. Perché come dice Sant'Agostino, Signore ci hai creato per te e la nostra anima non riposa se non in te, fino a che non arriva a te. Perché noi abbiamo un desiderio di felicità eterna? Perché non ci appagano le cose di questo mondo? Sempre abbiamo sete di più cose, perché abbiamo un desiderio innato, cioè insito in noi, naturale, di Dio. Anche se la persona non credesse in Dio, però già il fatto di tendere a essere felice per sempre. Questo mi dice che io sono stato creato per qualcosa che mi possa dare la felicità eterna. E l'anima nell'inferno vive questa grande contraddizione. Da una parte tende a quella felicità eterna e da un'altra parte è strappata, cioè non è lasciata andare verso quella felicità eterna. Ricordatevi il dialogo tra Abramo e il ricco Epulone, no? Tra noi e voi esiste un abisso che fa che non possiamo andare di qua verso di là e di là verso di qua. Questa è la pena più straziante. La seconda pena, dice, i continui rimorsi di coscienza. Guardate che sta parlando delle pene morali, le pene interiori. Pensate a una persona che soffre depressione. Io vi posso assicurare che le sue sofferenze morali, interne, spirituali, mentali, sono più dure, più forti di qualunque altra pena fisica, di qualunque altra sofferenza fisica. E qua sta parlando che la seconda è la pena di coscienza, i rimorsi di coscienza. E quali saranno questi rimorsi di coscienza? Cioè, uno di questi sarà, per esempio, il fatto che uno sentirà sempre, no? Quanto facile era salvarsi? Che cosa dovevo fare per salvarmi? Compiere 10 comandamenti. C'era qualcosa più facile da fare che questa? E per non aver compiuto questo così facile, io perdo eternamente Dio. Ed è questa la cosa che quello che mi farà più male, no? Dio non la poteva fare più facile il Signore. E nonostante questo io non ho approfittato questa chance che era così. Per quanto poco mi sono perso. Forse perché non ho messo ordine tra le creature, cioè forse perché non mi sono allontanato da questa amicizia che mi portava sempre a allontanarmi dal Signore. Forse perché non ho saputo mettere internet al suo posto. E me lo sono lasciato trasportare dal male.
Forse perché non mi sono approfittato del sacramento della confessione. Il Signore non ci chiede niente di straordinario per salvarmi. Un rimorso di coscienza sarà anche vedere Dio crocifisso che è morto per la mia redenzione. Cioè, cosa non ha fatto Gesù per salvarmi? E l'anima vedrà tutti i diversi momenti della sua vita nella quale Gesù si fece presente tramite un amico, un sacerdote, un rimorso di coscienza, una predica, chiedendole la conversione, chiedendo che si avvicinasse a Lui. Quante volte le abbiamo detto di no al Signore? O come dice il poeta Peman, quante volte, Signore, ti abbiamo risposto, domani ti apriremo, Signore, la porta del nostro cuore, domani, per rispondere lo stesso domani. Domani inizierò la mia vita, domani inizierò la mia conversione, domani. Il domani è virtuale, no? Come è virtuale tante volte la volontà la nostra volontà, che non si decide a cominciare adesso. La terza sofferenza, dice la Santa, è la consapevolezza che quella sorte non cambierà mai, l'eternità. E noi non ci rendiamo conto perché non abbiamo modo di comparare, cioè noi tante volte conosciamo per comparazioni, facciamo capire a una persona qualcosa che non sa, dicendole o cercandole di spiegare le cose tramite le cose che lei sì conosce. Ma noi il concetto di eternità è difficile di capire per noi, per sempre, per sempre, per sempre. La quarta pena, e comincia con le pene fisiche, è il fuoco dell'anima. Dice che è un fuoco puramente spirituale. I santi dicevano che il fuoco, un materiale che noi conosciamo, in confronto al fuoco dell'inferno dipinto. Non lo immaginiamo come qualcosa di materiale, però le sofferenze dell'inferno sono anche le più grandi, sono quelle interne, abbiamo detto. La quinta è l'oscurità. Un orribile soffocante fetore, dice lei. Un'oscurità che lascia vedere soltanto il male. La sesta pena è la compagnia continua di Satana. La settima pena è la tremenda disperazione, l'odio di Dio, le imprecazioni, le maledizioni, le bestemmie. Vedete che ripete un po' quello che abbiamo detto di Sant'Ignazio. Sarei morta alla vista di quelle orribili torture se non mi avesse sostenuta la onnipotenza di Dio. Ed è interessante come finisce la Santa, dicendo una cosa che penso sia molto attuale. Una cosa ho notato, e cioè che la maggior parte delle anime che ci sono anime che non credevano che ci fosse l'inferno. Non credevano che ci fosse l'inferno. Noi come cristiani possiamo dire sì, teoricamente crediamo che esiste l'inferno, però tante volte vivo la mia vita cristiana come se non esistesse. E noi ci continuiamo a domandare, ma non è troppo dura questa realtà? Non facciamo intimorire le persone con questa realtà? E vi do un altro esempio, no? Per farvi capire che è una realtà che la dobbiamo predicare. Maria Santissima non ebbe timore di annunziare questa verità, di far vedere questa verità
a tre bambini, dai 6 ai 9 anni. Non è Maria Santissima la madre più tenera? Non è Maria Santissima la madre più buona? Quante cose belle diciamo di Maria Santissima? Non è realmente madre Maria Santissima? È certamente che è madre, per questo, per il fatto che è madre, ed è madre di misericordia, e che fa vedere questa realtà. E perché li fa vedere i bambini? Io mi domando perché non li ha fatto vedere gli adulti? E penso che la risposta è molto semplice. Gli adulti, forse, e sembra che già questa realtà non ci fa tanta impressione. Sembra che non viviamo d'accordo con questa realtà. Ed è perciò che Maria Santissima li fa vedere questa realtà ai bambini, perché forse, come dice la scrittura, per il fatto che di loro è il regno dei cieli, loro sono molto più aperti, hanno una fede molto più pura a questi misteri, che sono misteri di fede. E non lo fa per chissà per che cosa, lo fa semplicemente perché vuole salvarci. E mettiamo il caso che uno dice, va bene, sì, si sono impauriti, perché realmente si sono impauriti. Va bene, è meglio impaurirsi qui in terra per un po' di tempo che non impaurirsi eternamente. E perciò che uno non sarebbe padre, non sarebbe pastore, se non annuncia ai suoi figli e se non avverte i suoi figli che esiste questa realtà. Certamente senza insistere in un modo sproporzionato, però ripeto, questo non è il nostro pericolo. Non cadremo mai in questo pericolo di proporre in modo sproporzionato questa realtà, ma ogni tanto non fa male, perché dobbiamo metterci di fronte a questa realtà. Anche qui, in quello che Maria Santissima rivela a questi tre bimbi, loro parlano della realtà dell'inferno e vedremo che sostanzialmente Sant'Ignazio, Santa Teresa e tutti i santi che hanno visto questa realtà dicono le stesse cose. Però ripeto, la perdita più grande è riguardo a Dio. Questa è la perdita più grande. E perciò che perfettamente uno dovrebbe voler arrivare verso il cielo, non per i castighi, la paura dei castighi, cioè non voglio offendere il Signore per la paura dei castighi. Questo sarebbe un inizio, quello che ci ha fatto chiedere Sant'Ignazio. Cioè se il mio amore verso Dio non basta per non offenderlo, almeno il timore. E quindi il timore, come dice il Papa Francesco, sarebbero queste specie di schiavi che tante volte a uno li serve per svegliarsi. E ci dobbiamo svegliare perché tante volte il peccato addormenta la nostra anima. E quindi, come vi dicevo, la pena più forte sarà quella pena di aver perso Dio, i rimorsi di coscienza, l'inferno si estirà per sempre, si soffrirà per sempre, il pensare per quanto poco io mi sono dannato. Voglio finire semplicemente
facendo insistenza nuovamente che questa è una meditazione di misericordia, prendendo quello che dice il Dante, no? Il Dante dice una cosa particolare, dice: per me si va alla città dolente, per me si va all'eterno dolore, era questo che era scritto all'ingresso dell'inferno, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio fattore, fecemi la divina potestà, la somma sapienza, fecemi il primo amore. Uno dice: come? L'inferno è stato fatto dall'amore di Dio? La Cordère, un predicatore, spiegando questa realtà, l'inferno fu fatto dall'amore di Dio, che è difficile da capire per noi, dice: come mai? No? E lui dice, fa questa spiegazione, no? Una persona che va di fronte a un tribunale e viene condannata da un tribunale terreno, dalla giustizia dell'uomo, questa persona che è condannata ha un'altra istanza superiore, un appello superiore, può chiedere misericordia. Però l'uomo che è dannato all'inferno, che perde la possibilità del cielo, non può fare lo stesso con Dio, perché chi ha offeso Dio ha offeso la sua misericordia. Cioè, non può chiedere al Signore misericordia, non può dire al Signore: va bene, sono stato giustamente dannato, però io ti chiedo misericordia. Ma tutta la nostra vita è stata una vita di atti di misericordia verso il Signore. Non c'è un appello superiore verso Dio. È perciò che dice: fecemi il primo amore. Non potremo dire al Signore misericordia, perché Lui mi dirà: in ogni momento, ogni passo della tua vita, io ho cercato di farmi vedere per farti ravvedere, per farti tornare. Tutti i santi, per questo motivo, tutti quelli che hanno visto l'inferno, sempre finiscono con le frasi simili. Dicono che questo che hanno visto è stato per loro l'atto di misericordia più grande di Dio verso di loro. Nonostante questo ha prodotto in loro paura, terrore, però dicono: questo fu l'atto di misericordia più grande di Dio verso di me. Perché, ripeto quello che dicevo all'inizio, come diceva San Bernardo, è meglio scendere adesso con la mente a contemplare, a meditare queste realtà, e non scendere dopo con mente e corpo. Quindi finiamo, come abbiamo detto, con un dialogo con il Signore di misericordia, ringraziando, così quando uno si sveglia da un sonno terribile e pauroso e dice: ah, meno male, mi trovo nella realtà. Non è quello che... quando uno si sveglia da un incubo, no? Ringraziare al Signore che ancora mi tiene in vita e propormi da adesso in poi a vivere con più coerenza la mia vita cristiana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.